Bene ragazzi, bentornati finalmente in un nuovo video sul mio canale. Oggi siamo qua per fare il vlog post partita di Milan-Roma 1-3. Come concludere al meglio una stagione di merda con una partita di merda, naturalmente, cioè mi sembra logico. Oggi sono qua con la nuova telecamera, infatti ho preso una nuova telecamera. Spero che vi piaccia la qualità e spero che sia migliore rispetto a quella che avevo prima. Anche se credo di sì, perché facciamo un po' cagare, però ci sta ragazzi, ci sta. E quindi ora apriamo velocemente la partita di tutto quello che arriverà, perché arriveranno tante sorprese, visto che sta finendo la scuola, anche se questo è un mese un po' impegnato per me, però arriveranno tante sorprese piano piano. È stata una partita noiosa, naturalmente, tra due squadre completamente diverse. Una che non sa giocare, che è il Milan, che riusciva a fare due passaggi consecutivi, uno scandalo veramente il gioco del Milan. E l'altra squadra è la Roma, una squadra che con l'arrivo di Spalletti è cambiata radicalmente, anche con la campagna acquisti d'inverno, e ha fatto un salto di qualità enorme e sta veramente ovviamente giocando bene. Quindi, come ho detto prima, questo è il riassunto della nostra stagione di merda. Quello che abbiamo mostrato ieri in campo è stata lo schifo più totale. Abbiamo fatto circa due o tre occasioni veloci, qualche tiro boom sparato in culo ai lupi, uno di Balotelli abbastanza difficile, ma quello di Honda davanti alla porta, praticamente aveva la porta ben indirizzata, era al limite dell'area, la spara fuori, inguardabile. Tante belle parate di Donnarumma, sicuramente uno dei migliori in campo ieri. Ce ne sono veramente pochi, tra cui Donnarumma. Bacca lo salvo per aver fatto il gol, ma un gol abbastanza sculato che non serve a niente all'85esimo dopo un 3-0 secco della Roma. E basta sostanzialmente, il centrocampo ancora pessimo. Balotelli si prende tutte le colpe dello stadio, lo fischiano tutti lui, ma alla fine non è solo colpa sua, ricordiamolo, lui ci mette del suo, però non è solo colpa sua, è colpa di tutta la squadra, ma ci rimette lui. Difesa inguardabile tra Alex che liscia tutto e ci può stare, ecco, dopo magari un giro di andata abbastanza buono ci può stare, non è un giocatore fuori classe. Romagnoli che non stava giocando nel suo ruolo ma fa una partita pessima. L'unica difesa che non mi è dispiaciuto è stato Mexes, anche se non ha fatto sta grande partita, però in difesa è quello che è stato più solido. Centrocampo penoso tra Bertolacci, Locatelli, poverino, mi dispiace, ma la prima partita da trovare è stata pessima, 9 palloni toccati, 10 sbagliati, assolutamente brutta partita per lui, anche se non è sicuramente sua la colpa se il Milan sta andando così male in generale in questa stagione ed è in un momento così disastrato. O dentro le punte inguardabile, come sempre ha fatto 3 partite buone in questa stagione, ma va bene, Bacca fa quel che può, comunque conclude il campionato con 18 gol in Serie A, che non è per nulla male per un giocatore come lui. Un attaccante strano, perché bisogna servirgli le palle molto bene perché segni, perché davanti alla porta sbaglia raramente. Per un giocatore come lui, una squadra con il Milan che di fuori classe, che gli mettono delle palle, ce ne sono ben pochi, è stato difficile, comunque ha fatto 18 gol. Sicuramente uno dei migliori di quest'anno, della nata in generale. Bro, che quindi non riesce a vincere neanche questa, mi dispiace per lui perché comunque non è tanto colpa sua, ma è colpa di chi l'ha messo in quel momento e chiamato Mihajlovic a 5 giornate dalla fine. Cioè, sicuramente sarà un duro colpo per la sua carriera, che magari verrà di allenatore e gli potrebbe compromettere la carriera questo piccolo sprazzo a Milan. Complimenti anche a una grande Roma, che è veramente una squadra fortissima. Cioè, proprio dal giro in andata al giro intorno ha cambiato tutto incredibilmente. Partì da allenatore che ha dato una grandissima mano, un grandissimo allenatore Spalletti, poi partiamo all'attacco, è arrivato Perotti, grande rinforzo, Totti è rientrato, ha fatto delle partite magnifiche, una leggenda, è arrivato El Shaarawy che ha stravolto la squadra, tra parentesi El Shaarawy che segna, meritatissimo il suo gol, ha giocato veramente bene e non esulta, quindi grande uomo e grande rispetto per lui, e naturalmente grandissimi applausi dai tifosi del Milan, perché ci manca Escia, ci manca veramente tanto. Dzeko fa quel che può, anche se la stagione non è stata brillante, qualcosina ha fatto, anche se ha sbagliato un po' troppo per il mio, la difesa con Manolas perno incredibilmente, è una squadra comunque che i giocatori ne ha e molto forti, ma anche se ha qualche buco gira molto bene, questo è la grande cosa della Roma. Comunque perdiamo 3-1 in casa, altra partita di merda, altra partita di dimenticare, chiudiamo il campionato con delle prestazioni veramente assurdamente schifose, il riassunto del nostro campionato, ecco, è stata questa partita. Il vlog post partita è finito, ripeto velocemente i gol di chi sono stati: il primo di Salah, difesa a dir poco imbarazzante, il secondo di Shaarawy, difesa altrettanto imbarazzante, sembrava invisibile, vuota, e poi il gol di Emerson Palmieri, grande azione della Roma che gioca veramente un gran calcio, tiro di Salah, paratone di Donnarumma e sulla respinta fa il suo primo gol in campionato, pure Emerson Palmieri mi ha fatto segnare, e poi ripeto segna Bacca quasi alla fine su un gol di rimpallo, gol culoso, però 3-1, vabbè. E alla fine una partita un po' accesa, tra qualche miscuglio, qualche tanto nervosismo, soprattutto da parte dei giocatori del Milan, perché dai. Quindi a questo momento mi hai capito che il problema non è l'allenatore, ma è la società e anche la non voglia dei giocatori, perché infatti Cristian Abbiati ha fatto la sua ultima partita quest'oggi, e standing ovation, veramente emozionante per un campione, l'unico che era rimasto, che era veramente attaccato alla maglia e che ha fatto parte di quei giocatori veramente forti che hanno fatto la storia del Milan, standing ovation, grande abbraccio tra lui e Donnarumma, è sicuramente l'unica nota positiva l'addio di Abbiati.
E anche Abbiati in un'intervista ha detto che tanti giocatori ormai sì, magari aver avuto delle responsabilità Mihajlovic, anche la società, perché la società è quello che non va sicuramente in questo Milan, ma anche tanti giocatori non hanno voglia proprio, non sono attaccati alla maglia come quei campioni che abbiamo visto vestire la maglia del Milan, non dico all'era di Van Basten, Rijkaard e Gullit, comunque sono tanti tanti anni fa, è quello tanto passato, ma anche 10 anni fa. Comunque il video è finito, vi invito a lasciare tanti pollici in su, un commento qua sotto, tutto iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, mi raccomando iscrivetevi sul canale perché arrivano tante tante belle sorpresine, tra cui credo a metà settimana il pagellone della stagione del Milan, chissà che bella roba sarà. Vabbè, comunque vi saluto, ci vediamo nel prossimo video, bella!